Buongiorno ragazzi, oggi vado a Vicenza da Matteo Schivon con Danny e volevo darvi un po' il programma della giornata, ma direi che non sono messo bene né a sapere gli orari né a sapere il programma della giornata, quindi faccio colazione con calma, vado a Brescia, raggiungo Danny, parlo un attimo e vi do un po' il programma della giornata. Ragazzi, è arrivato Danny e adesso in Attenzione. qualche modo andiamo da Matteo, se trovi la strada. Se trovi alla strada, che videocamera fila. Che schifo quelli che fanno i video col telefono, ragazzi. Vergognosi. Ma che schifo quelli che lo fanno con la videocamera. Siamo arrivati, non so dove, abbiamo fatto pausa Siamo in merenda mezzo in all'autostrada. auto, però non sappiamo dove. E adesso andiamo da Matteo, se ci arriviamo. Ragazzi, lo metto rosso. Comunque ragazzi, ogni volta che ci troviamo in una macchia, finiamo per sempre per motivo. essere un pochino gay. Pranzo, ovviamente, non riso e pollo. Riso, pollo E poi si va in palestra. Salga, salga, salga. Che giacchetta originale, cazzo sei Tom Cruise. Eccolo qua. Dai, rovina. Ciao ragazzoni. Ma gli faccio anche la cinematica. Su. Ma leccami le palle, gli faccio anche la cinematica. Tanto le voci sotto le taglio, mi auguro. Io non taglio niente, Teo. Ma gira un po'. Vlogo io. Comunque, ragazzi, le abbiamo appena sentite su perché non si potrebbe sbloccare. Quindi sai che non vedrete tante clip. Ciao Valerina, Dio quanto sei bello, Dan. C'è il gancetto? Abbiamo fatto di tutto, TikTok, storie dirette. Sì, no, sto facendo un video. Adesso siamo qua a casa di Matteo che aspettiamo Danny e poi andiamo da Riccardo, io e Danny a dormire. Viene anche Matteo, facciamo un po' festa, parliamo di qualcosa. Non so se metto altre clip, sapete che non sono uno youtuber bravo. Cioè vi metto i video a caso. E se mi seguite, siete arrivati fin qua, un bacio ragazzi, siete incredibili. Vuol dire che non vi annoio abbastanza a farvi scappare. Buongiorno ragazzi, abbiamo dormito, siamo divertiti e ora si torna a casa. Noi ci siamo fermati a dormire da Riccardo un sacco, adesso stiamo tornando e ringraziamo davvero un sacco dell'ospitalità e anche delle storie che ci ha raccontato. Adesso torniamo a Brescia dove ho lasciato la macchina e vediamo se effettivamente la macchina c'è ancora oppure me la Non portata via. sarà male. Perché l'ho lasciata sotto le piante, quindi vediamo. Ragazzi, siamo arrivati, la macchina c'è, non dovrebbe avere su molto particolari, quindi. E anche questo mezzo raduno. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi.